a Sanremo, città della pace, città del confronto, in un contesto internazionale che però è ricco di conflitti, dove mettere al sicuro le popolazioni civili è la priorità. Effettivamente l'istituto da oramai molti decenni, questa è la 45esima edizione della Tavola Rotonda, dedica un'approfondita riflessione ai temi più attuali del diritto internazionale umanitario. Quest'anno casca ovviamente in un anno che ha visto un incremento della conflittualità internazionale, ma i temi che noi scegliamo ogni anno di trattare come Istituto Internazionale di Diritto Umanitario d'intesa col Comitato Internazionale della Croce Rossa sono condivisi e sono mirati a stimolare la riflessione su alcuni aspetti di carattere generale. Il tema scelto per questa edizione, che abbiamo intitolato After the Conflict and Before the Peace, cioè dopo il conflitto ma prima della pace, era mirata appunto a riflettere, discutere su tutti gli aspetti che si producono e si realizzano nella conflittualità contemporanea, nelle situazioni nelle quali ci troviamo in presenza di conflitti che sono almeno formalmente terminati, ma senza che questo abbia dato luogo veramente all'affermazione di una pace nel senso più pieno del termine. C'è tutta una zona grigia, diciamo, tra la guerra e la pace, tra il conflitto e la pace, che sono difficilmente, che non sono sempre oggetto di approfondita riflessione. Questo era lo scopo della nostra tavola rotonda. Ovviamente molti riferimenti volutamente sono stati fatti a quello che è avvenuto l'anno scorso in Afghanistan. L'Afghanistan ha posto una grossa sfida alla comunità internazionale, a tutte le organizzazioni umanitarie e conseguentemente anche una sfida al mondo del diritto internazionale umanitario, perché si è verificata un'evacuazione in condizioni drammatiche che ha avuto un impatto sia sui militari presenti in quell'area, sia soprattutto sulla popolazione civile che è stata coinvolta, con conseguenze talora veramente drammatiche. Nello spirito tradizionale della tavola rotonda, in aula si è stati messi a confronto accademici, diplomatici, militari, operatori umanitari, ciascuno dei quali ha portato la sua esperienza ma anche la sua sensibilità rispetto a questi temi, e noi riteniamo che la tavola rotonda sia sempre un momento privilegiato proprio perché ci consente di mettere a confronto questi soggetti che hanno formazione, hanno obiettivi spesso molto diversi nelle diverse situazioni di crisi. Ciascuno è abituato a parlare nel contesto della sua professione, qui invece l'abitudine dell'Istituto è di mettere tutti nella stessa aula a riflettere insieme. Ogni sessione, ogni panel aveva una composizione mista, c'erano militari, diplomatici, funzionari internazionali, operatori umanitari, accademici, tutti quanti a riflettere sui profili giuridici ma anche su quelli operativi. Quindi ci sono gli studiosi in questa tavola rotonda e ci sono i practitioners cosiddetti, quelli che hanno maturato una importante e talora anche terribile esperienza sul campo. Abbiamo parlato delle evacuazioni da Kabul, delle modalità drammatiche in cui queste sono avvenute e delle conseguenze di quello che hanno lasciato dietro di sé in questo spazio spesso poco esplorato, after the conflict and before the peace. E tutto questo avviene nel cosiddetto, quello che in tutto il mondo è ormai conosciuto come the spirit of Sanremo, lo spirito straordinario e eccezionale di questo istituto, che è stato fondato nel 1970 proprio da un gruppo di accademici, diplomatici, operatori umanitari, per dare un contributo alla pace e alla sicurezza internazionale attraverso il diritto. Cioè il diritto internazionale è, nella sua dimensione di diritto internazionale umanitario, la colonna portante dell'attività dell'istituto. Ecco, sta per concludersi questa tavola rotonda, c'è stata la possibilità di formulare una proposta o individuare una soluzione a quello che è oggi l'Afghanistan? No, noi non è il nostro compito, le soluzioni
conflitti epocali e drammatici come questi devono essere ricercati dalla diplomazia e soprattutto dalla politica. Noi il contributo che intendiamo dare, l'anno prossimo pubblicheremo come tradizionale gli atti del convegno, della tavola rotonda, e il contributo che l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario offre è un contributo di riflessione approfondita, di messa a confronto, appunto dicevo, nello spirit of Sanremo, nello spirito di Sanremo, in cui tutti si sentono liberi di esprimere le loro convinzioni, le loro idee, riflessioni, proposte. Non sta all'Istituto formulare delle proposte e raccomandazioni, l'Istituto è una sede privilegiata per mettere a confronto tutte queste conoscenze ed esperienze. Chi vuole poi attingere sa dove poterlo fare. Noi abbiamo un sito web molto ricco anche di documentazione relativa a tutte le iniziative che abbiamo assunto in passato, anche questa si aggiunge. Sappiamo che alcuni governi, alcune diplomazie, alcune organizzazioni internazionali guardano con interesse l'attività dell'Istituto, altrimenti credo che non avremmo smesso anche noi di proporle. Il fatto che la tavola rotonda sia un appuntamento annuale sempre molto frequentato vuol dire che l'attenzione da parte di governi, organizzazioni internazionali, università, vertici delle forze armate di vari paesi è ancora viva, e noi ci auguriamo che questo sia un po' una conferma dell'importanza dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e dei suoi obiettivi. Un'ultima battuta, c'è stata l'occasione di ricordare quello che sta avvenendo in Ucraina? Sì, diciamo che quello che sta avvenendo in Ucraina ovviamente è una condotta, è una guerra, è un conflitto armato grave, serio, importante, che costituisce sempre una sfida all'applicazione del diritto internazionale umanitario. L'Istituto peraltro già nei primi giorni di guerra ha messo sul sito e ha prodotto e messo sul sito e fatto circolare una dichiarazione nella quale richiede alle parti in conflitto il puntuale, rigoroso rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, sia le convenzioni internazionali sia il diritto consuetudinario internazionale. Questo è quello che noi facciamo. La guerra, i conflitti, la guerra in Ucraina è una guerra terribile che ha purtroppo delle conseguenze molto gravi sia nei confronti dei combattenti sia soprattutto in maniera ancora più grave e pesante sulle popolazioni civili, e quindi l'attenzione dell'Istituto è in quella direzione. Ovviamente nei vari contributi anche queste preoccupazioni sono emerse, ma ripeto, non sta a noi trovare soluzioni né a dittare soluzioni. La missione dell'Istituto è far conoscere il diritto internazionale umanitario e formare tutto il personale governativo, non governativo, di organizzazioni internazionali, di militari e di civili coinvolti all'importanza del diritto internazionale umanitario e del suo puntuale e rigoroso rispetto. Questo è quello che noi facciamo da 52 anni e continuiamo a essere caparbiamente impegnati in questa nostra missione.